Ciao a tutti e benvenuti, bentrovati nell'angolo dell'unico Svap. Se il dubbio atroce che assaliva ognuno di voi era se acquistare la Lux X o la Lux XR di casa Vaporesso, in questi giorni si è aggiunta una terza opzione. Una versione nuova della Lux in cui hanno migliorato la batteria, hanno aggiunto un display, hanno dato la possibilità di andare a regolare anche l'aria. Insomma, signori, ormai lo sapete, sto parlando della Lux XR Max. In questo video cercherò di fare chiarezza su quale dei tre prodottini che ho qui farà il caso vostro, quindi non vi resta che mettervi comodi, lasciare un pugno di like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina e noi come sempre ci vediamo fra 30 secondi esatti per scoprire tutto, ma proprio tutto, di questa Lux XR Max di casa Vaporesso. Vi aspetto! Hit it. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. La confezione in cartone è quella classica sia per materiali che per colorazione delle Lux X. All'interno della stessa troveremo manuale di istruzione relativo certificato di garanzia, un piccolo opuscoletto che ci ricorda le varie coil e le varie pod utilizzabili con questa Lux XR Max, mini cavetto USB Type-C per la ricarica, vi ricordo ricarica 5V 2A, due pod da 5 ml identiche alla Lux X XR, questa da DTL, da cloud, arriva premontata sulla nostra Lux XR Max con questo adesivo, basterà andarlo a togliere in questo modo per attivarla, invece quella da RDL, quindi da Flavor, arriverà blisterata. Coil da 0.2 su quella da cloud, coil da 0.4 su quella da Flavor, quindi RDL. Sono GTX coil Corex, qui potremo andare a montare tutto il parco coil. Vi faccio vedere una piccola differenza tra le due. Quella da cloud, quindi destinata alle coil da 0.15, 0.2 e 0.3, avrà quest'asola divisa in due. Quella invece da Flavor, destinata alle coil da 0.4 e 0.6, avrà invece una singola asola. A parte, potremo comprare anche quella da MTL, in cui andremo a inserire preferibilmente coil da 0.8, 1.2, sia normale che a mesh, e qui vedrete che il foro sotto che andrà a incidere sulla quantità d'aria sulla nostra coil sarà più piccino. Ma questo non è l'unico modo di andare a regolare l'aria, vedremo anche in seguito come si farà. In più entrambe le coil sono classiche ad innesto, per andarla a togliere basterà sfilarla in questo modo, così. Ecco fatto, mi raccomando, questa inizializzata, la prima volta che andrete a utilizzare queste coil, inizializzatele, quindi inserite un po' di liquido nel foro centrale e qualche goccina nell'asola laterale. L'inizializzazione, vi ricordo, che permetterà alle stesse coil di partire in modo immediato e di essere più durature nel tempo. Una volta fatto questo, andremo a trovare il tappino sotto, che è rimasto invariato, eccolo qui, con la sua classica asola, e qui andremo a inserire il nostro liquido preferito. Mettiamo da parte e vediamo cos'altro arriva. Aperta la confezione vi troverete di fronte questo popò di prodottino qui. Come avete visto nella macro, basterà andare a togliere la pod, togliere l'adesivo, inizializzare la vostra coil, andare a riempirla di liquido e tutto è pronto per essere utilizzato. In sovraimpressione vedrete dimensioni e le 7 colorazioni disponibili di questa nuova Lux XR Max. Vi dico che pesa all'incirca 126 grammi con la pod completa di liquido e di coil al suo interno. Questa parte è fatta in metallo, questa volta il metallo lo troviamo che va a contornare un po' quasi tutta la stessa Lux X, e in più questa parte resta in plastica. Vedete, c'è il classico tasto, 5 clic per accenderlo, 5 clic per spegnerlo, su questo lato la scritta Vaporesso,
complesso, asola abbastanza ampia da un lato, e invece da questo lato andremo a trovare questa slitta che ci permetterà di andare a regolare l'aria, quindi di avere un tiro aperto fino a un tiro leggermente più chiuso. Sotto troviamo la presa Type-C per la ricarica, batteria interna da 2800 mAh, quindi passiamo dai 1500 mAh della Lux X e XR a quasi il doppio, 2800 mAh. Ricarica 5V 2A grazie alla presa Type-C, quindi la batteria si ricaricherà all'incirca in un'oretta e mezzo. Ma come molti di voi già sapranno, gode della funzione pass-through, quindi questo prodottino potrà essere utilizzato nel momento in cui lo stiamo ricaricando in tutta sicurezza. Andiamo a togliere la pod, vediamo se c'è il pirulino. Ebbene sì, il pirulino c'è lì all'angolino, abbiamo i tre contatti che attiveranno la nostra coil, i quattro magneti di tenuta, e vi faccio vedere, ecco la slitta, il funzionamento della stessa slitta. Ahimè, anche qui non c'è il tiro automatico, grande pack secondo me per un prodottino del genere. Andiamo a rimontare la pod anche qui avrà un verso, vedete c'è il simbolino dell'aria, quindi se andremo a montarlo in questo modo andrà a sfruttare quest'asola, se andremo invece a montarlo in questo modo andrà a sfruttare la stessa slitta, cosa che andrà a variare a secondo del tipo di pod che andremo ad utilizzare. Fatto questo, andiamo ad accenderla, 5 click, 1, 2, 3, 4 e 5, in questo modo è stato aggiunto in display da 0,54 pollici monocromatico, come vedete, speriamo che non vada a lampeggiare, se lo fa mi dispiace. Sopra troviamo la carica della batteria espressa in percentuale, i watt in erogazione e il numero totale di puff. Nel momento in cui andremo in erogazione ci indicherà anche i secondi di svapata. In più abbiamo due soft touch nascosti qui sotto per andare a regolare proprio il wattaggio, 3 click, 1, 2, 3, in questo modo vedete lampeggia, e questo ci permetterà di andare a interagire con i due soft touch presenti. Arriva fino a 75 watt in questo caso perché gode della funzione smart, che è quella funzione che ci permetterà in automatico di impostare il corretto wattaggio per la pod che stiamo utilizzando. Vedete c'è anche il best, e in questo caso è una smart evoluta perché non ci permetterà di superare il wattaggio consigliato per quella stessa coil, e questo ci impedirà di andare a bruciare la coil. Se io vado a prendere per esempio la pod da 0,4 che ho qui e la vado ad inserire in questo modo, vedete ci dice 30 watt il migliore wattaggio in questo modo, e in automatico vedete ce lo porta a 30 watt, quindi funzione smart molto utile sia per i nuovi e sia per i distratti come me. 4 click invece sul tasto fire in questo modo ed entreremo nel piccolo menu in cui ci dà la possibilità, vedete, di andare a impostare gli smart on off, quindi di accendere o spegnere la modalità smart. I led ci permetteranno di accendere o spegnere i led, uscita, oppure andare a resettare il numero dei puff. Pregherei la regia di andare a spegnere le luci perché voglio farvi vedere con tanta bellezza di questi led. Non sono invasivi, assumono questa colorazione, diventeranno di colorazione rossa nel momento in cui la batteria interna si starà per scaricare o nel momento in cui ci saranno dei malfunzionamenti della stessa pod o di lettura della stessa coil. Signori, questo era un po' tutto per questa Lux XR Max di casa Vaporesso, tanta attesa da tanti di voi. Adesso non ci resta di andare a fare due svapate assieme e scoprire cosa penso di questa nuova Lux XR Max, sempre di casa Vaporesso. Per i tecnici Vaporesso, migliorare quelli che erano due prodottini, quali la Lux X e la Lux XR, non era cosa facile. Ma a fronte dell'aggiunta di pochi millimetri in termini di dimensione e di appena 40 grammi in termini di peso, sono riusciti a migliorare e anche di tanto questa Lux XR in versione Max, portando da 1500 a 2800 mAh la batteria interna, portando da 40 a 80 watt la potenza massima, aggiungendo anche la regolazione dell'aria. Insomma, qui Vaporesso ha fatto veramente un buon lavoro, trasformando una pod mod che ha avuto tantissimo successo come la Lux X in una vera e propria all-in-one. Ragazzi,
Che ve lo dico a fare, il prodottino funziona e funziona veramente bene. Le pod sono le classiche, finalmente abbiamo la possibilità di utilizzare non solo le 03, le 04, le 06, le 08, le 1 e 2, ma anche le 015 e le 02. Sicuramente questa XR Max è destinata ad un pubblico che cerca del cloud, del sano cloud, e grazie proprio alla batteria interna da 2800 mAh riesce a avere una discreta autonomia. In più Vaporesso sottolinea nel proprio sito web che la batteria utilizzata all'interno di questa Lux XR è una batteria che a parità di dimensioni rispetto alla concorrenza ha un 40% in più in termini di prestazioni. E proprio perché stiamo parlando di prestazioni, vado a prendere il mio amato telefonino perché voglio così darvi subito al volo i numeri per questa Lux XR Max. Fatemi ritrovare velocemente, eccolo qui. Con la coil da 02 utilizzata a 45 watt, nonostante il best sia intorno ai 55 watt, io mi sono trovato benissimo a 45 watt. Ho fatto 185 puff e ho utilizzato 2 tank e mezzo, dopo ho dovuto ricaricare la batteria. Con la coil da 04 a 30 watt ho fatto precisamente 327 puff e 3 tank. Con la coil da 06 le cose migliorano perché ho fatto 396 puff e quasi 3 tank a 22 watt. Ma dove mi sono meravigliato in modo assoluto è con la coil da 08, perché sono riuscito a fare più di 800 puff e a consumare 6 tank, quindi un'autonomia che in MTL si dimostra veramente ottima. Ma prima di andarvi a dire come si comporta questo prodottino in MTL, vi dico che comunque in cloud con la coil da 02 funziona benissimo. Queste Corex GTX funzionano bene con i fruttati, funzionano bene con i cremosi e grazie alla regolazione del wattaggio avete la possibilità proprio di giocare con la stessa potenza e quindi di andare a migliorare quello che è proprio il tiro stesso. Per quanto riguarda la coil da 04, la conoscevamo perché uguale alla Lux X, sono identiche, idem per ciò che riguarda la coil da 08 in termini di prestazioni aromatiche. Regolazione del tiro, ve lo dico subito, funziona bene in cloud, funziona bene in flavor, ma in MTL avremo un MTL parecchio parecchio aperto. Secondo me l'unica pecca di questo prodottino è proprio la regolazione del tiro. Qui in Vaporesso avrebbe potuto lavorare meglio, ma molto molto di più. Prendo la palla al balzo per salutare l'amico Sandro del canale Donati di Svapo, dove mi ha lanciato una sfida nel suo ultimo video in cui è andato a migliorare un trick proprio per la Lux X e XR. Andate a vedervi il video e andate a iscrivervi al canale se non lo siete già iscritti. Io alzerò ancora di più l'asticella e in questi giorni farò uscire un trick veloce indolore che permetterà sia a questo prodottino, a questa XR Max, ma anche alle XR e X di avere, questa volta sì, un perfetto tiro da guancia, ma in più di avere anche la possibilità di ripristinare il tiro per avere un sano flavor, un sano cloud. Forse qualcuno di voi avrà già capito al trick che mi riferisco, perché ho fatto vedere nella community una foto inerente un piccolo oggettino che ho acquistato. Non aggiungo altro. Quindi ragazzi, che dirvi? Prodottino promosso, funziona bene, gestione della batteria ottima, mi piace la funzione smart evoluta perché funziona abbastanza bene, vi permette di non superare il wattaggio, quindi questo è un grande plus, ricarica veloce, 2A reali, ha la funzione pass-through, quindi la potete ricaricare mentre la state utilizzando. Ragazzi, Vaporesso, se voleva superarsi, questa volta l'ha fatto e l'ha fatto anche bene. Lux XR Max per me è promosso. Se cerchi il flavor, se fai di cloud, va benissimo questa Lux X. Se vuoi un MTL abbastanza aperto, puoi utilizzarla, altrimenti aspetta il trick per capire come utilizzarla bene in MTL. Qui vengo al dubbio che sicuramente tanti di voi in questo momento si staranno ponendo e che io a inizio video ho lanciato come intro della stessa recensione. Allora, Tato, cosa ci consigli? Lux X, Lux XR o Lux XR Max?
la scelta è veramente semplice. Se hai bisogno di tanta autonomia, vai tranquillo, prendi l'XR Max. Se hai necessità di utilizzare coil da 0,2 e da 0,15, quindi coil più spinte, prendi l'XR Max. Se ti piace smanettare con il wattaggio e quindi hai necessità di andare a modificare il wattaggio rispetto a quello preimpostato dalla stessa Vaporesso, prendi l'XR Max. Se non rientri in uno di questi casi, puoi prenderti benissimo la X o l'XR, o se sei un felice possessore delle prime due versioni di questa Lux, che te lo dico a fare, tienitela stretta, continua a svapare, perché la cosa importante, non dimenticarlo mai, è restare lontano dalle puzzoni. E prima di andare a fare due svapate insieme a voi con questa nuova coil da 0,2 Corex, già avevamo visto nella Gen PT60 che a me era piaciuta tanto, vi dico che una piccola pecca di questo sistema è il display. Un display che comunque è leggermente piccolo come dimensioni per ciò che riguarda la batteria e il numero totale dei puff. Io sono vecchietto e ci vedo poco, ma è un display che alla luce del sole si vede veramente poco, è poco luminoso da quel punto di vista. I LED non danno fastidio, non sono invasivi, è possibile anche andarli a spegnere. Trovo interessante l'idea di aver utilizzato i soft touch, che non si attivano in nessuna situazione, ma ahimè non c'è un non blocco tasto fire, quindi ricordatevi quando la inserite in borsa, quando la mettete in tasca, di andare a spegnere con i consueti 5 click la stessa pod. Ma qui Vaporesso ha mantenuto il sistema di sicurezza che aveva già introdotto nel Lux X e Lux XR. Quando supera i secondi di cutoff, qui sono stati portati a 10 secondi per via dell'utilizzo anche della coil da 0,2, la stessa pod va in blocco e quindi per riattivarla dovete andare a riaccenderla. E questa è una cosa abbastanza interessante ed intelligente, perché non vi permetterà, nel momento in cui vi dimenticate di andarla a spegnere e si dovesse attivare, di andare ad abbruciare la coil. Quindi un grande plus da questo punto di vista. Liquido, come sempre, non ne trovate, trovate una leggera condensa che di volta in volta vi consiglio di andare a pulire, condensa che si va a depositare qui nella slitta dove c'è la regolazione dell'aria. Adesso vado a inserire la pod 0,2 che mi porta a 55 watt in automatico, io la utilizzo tra i 45 e i 50 watt, la lascio a 55 watt, vado ad aprire tutta l'aria e questo è il tiro che ci regala questa 0,2 Corex di casa Vaporesso su questa Lux XR Max. Vapore, aroma, c'è tutto. D'altronde queste 0,2 Corex li conoscevo pure parecchio bene, perché le avevo testate a fondo sulla Gen PT60. Numero totale dei puff 999, non si azzerano in automatico, quindi quando arrivate a 999 andranno in blocco e non vi segneranno i puff successivi. Quindi ricordatevi, quando raggiungerete la fatidica cifra di 999, di andarle a azzerare attraverso il menu. È inutile che vi faccia vedere come si comporta con la coil da 0,4, perché funziona allo stesso modo e vi regala le stesse sensazioni che abbiamo già visto sulla Lux X e Lux XR. Ragazzi, a questo punto vi saluto, io mi aspetto che nella futura versione aggiungano finalmente il tiro automatico. Io sono Tato, questo è il canale di Unico Svapo, come sempre nei commenti fammi sapere cosa ne pensi di questo prodottino. So che uscirà dall'8 maggio in poi anche in Italia, quindi fammelo sapere, fammi sapere se andrai al Vapitaly a Verona a fine maggio. Se ancora non ti sei iscritto a questo piccolo canale, fallo subito, attiva le campanelline, lascia il consueto pugno di like, ma come dico sempre, svapate tutti, ma svapate in sicurezza. Ciao ciao, alla prossima!